Amici dei pesci, andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questo momento, questo meraviglioso momento per tutti quanti voi. Allora, devo però aprire una parentesi a livello di carte, lasciamo, insomma, adesso vediamo il vostro messaggio. Allora, andate ad ascoltare comunque il video sul mio canale che si intitola Un evento straordinario. Noi stiamo parlando proprio adesso di questo, della congiunzione tra Giove e Nettuno nel segno dei pesci. Questa è una congiunzione che non avviene da molto tempo proprio nel vostro segno, da 166 anni, quindi è una cosa unica nella nostra vita. E abbiamo già avuto delle congiunzioni uniche che, insomma, fanno parte proprio della nostra storia attuale. Quando abbiamo però, adesso da poco inizierà anche a transitare Venere nel segno dei pesci, e da ora che sto registrando è il giorno 3, quindi il 5 di aprile. E inizierà a transitare anche Venere nel vostro segno. Tutto questo farà appesantire, diciamo, il cielo dei pesci, perché abbiamo tantissimi pianeti nel vostro segno. Quindi mi rendo conto che quando avremo uno stellium completo, quindi più di 5 pianeti nel vostro segno, non è facile gestire questa energia, amici dei pesci, quindi noi andremo a capire adesso dei messaggi, però voi dovete sapere che dovete sapere da me, che sono comunque la persona che guida in questo canale, che dovete trovare comunque un equilibrio, saper canalizzare queste emozioni, perché non voglio illudervi, ma voglio dirvi che non è facile avere tutta questa grande energia. Però, se siete in grado di saperlo canalizzare, e vi posso assicurare che le tecniche voi le conoscete, visto che siete delle persone mistiche, siete delle persone che sapete meditare, conoscete lo yoga, conoscete l'alimentazione sana, conoscete l'amore per il proprio corpo, conoscete tanto, tanto, tanto. Quindi, invece di avere i cristalli nel cassetto, purificateli e iniziate a metterli addosso, in modo che questi cristalli iniziano a fare una funzione, diciamo, di cristalloterapia. Faccio un esempio: se vi piace lo yoga e lo fate una volta a settimana, iniziate a farlo per 2 volte a settimana. Se siete interessati sull'esoterismo, lanciatevi, buttatevi su qualcosa, fate delle purificazioni nella vostra vita, cioè attivatevi, perché sarà proprio il momento necessario. Va bene, pesci? Chiusa parentesi, andiamo a vedere il messaggio. Lo faccio perché vi voglio bene, perché reputo gli amici dei pesci che hanno un po' tutte le. Siete un po' come i maghi in questo momento. Voi avete tutto davanti al tavolo, dovete semplicemente trovare quella grande forza di volontà per attivarvi di più. Allora, il primo messaggio è la luna nuova nel segno della bilancia. Dovete sapere che siete amati. Ecco, proprio adesso ve l'ho detto. Chiudo la parentesi perché so che io amo il segno dei pesci e ho bisogno di dire certe cose. E questa è una cosa che dovete sapere da tutti. Cioè, non dovete cadere nel pessimismo, nel sentir dire che magari non siete amati, nel pessimismo, nel sentire dire che forse c'è qualcuno che non è molto chiaro nei vostri confronti. Dovete invece, secondo me, essere fieri in questo momento e sentirvi comunque delle persone belle, delle persone che hanno comunque tanto vicino a voi. Avete anche tante persone che in qualche modo vi possono seriamente aiutare in questo momento, va bene? Allora, la seconda carta, bellissima, l'ultimo quarto, il primo quarto di luna nel segno dei gemelli. Speak your world into being, cioè cerca di parlare con il tuo mondo che è dentro di te. Ed è proprio quello che vi ho detto prima, attivate un po' questi vostri canali, soprattutto ascoltate, abbiate molte intuizioni e parlate con voi stessi. Una bellissima tecnica è parlare allo specchio la mattina, cioè io sono uno che non voglio sentire nessuno la mattina, però io spesso mi guardo allo specchio e dico: allora, oggi cosa facciamo? Cioè, mi parlo tra me e me, mentre mi lavo i denti o dopo che ho finito di lavarmi i denti, bene, allora oggi dobbiamo fare questo e quell'altro, cioè. Ogni tanto mi parlo con me perché ho bisogno proprio di ritrovarmi e non so se voi lo fate. Se non lo fate, questa carta ve lo sta indicando proprio. Ovviamente dentro di noi c'è un mondo che non è così sempliciotto, no? Ci sono tante parole, ci sono tante cose, tanti discorsi che noi stessi non conosciamo. C'è una persona dentro di noi, un bambino dentro di noi, c'è un mondo dentro di noi. Allora, cercate di parlare con il vostro mondo interiore, quello che è dentro di voi e quello che proprio questa grande congiunzione vuole vivere dentro di voi stessi, va bene?
Voi siete pesci, so che mi state capendo. Allora, andiamo a vedere anche per voi. Prendete un respiro di sollievo. Cercate di respirare, cercate di liberarvi anche un po'. Usate proprio queste tecniche di respirazione, il pranayama, indiano o ayurvedico. Cercate di capire un po' le tecniche ayurvediche di respirazione, sono tantissime e praticatele durante la mattina perché attivano proprio la nostra energia vitale. E connettetevi con il mondo, respirate e ascoltate proprio il vostro respiro, perché secondo me è proprio quello di cui avete bisogno, connettervi con questo mondo anche attraverso il respiro, va bene? Allora, vediamo altri tre messaggi, amici dei pesci, con queste tre carte. Allora, una mi è caduta, rivoluzione. Siete in una grandissima fase di rivoluzione, effettivamente voi. Siete in una fase anche in cui volete ribellarvi ad un mondo intero. Rapporti che non funzionano, amori che non funzionano, persone che secondo me non appartengono più alla vostra vita, devono in qualche modo essere eliminate e devono essere soprattutto allontanate in questo momento. Rivoluzionate questo mondo. Sapete che c'è qua? Credo che da ora in poi no, molte persone non vi riconosceranno. Allora, io so che i miei amici pesci mi stanno ascoltando perché mi seguite sempre. Vi prego, non perdetevi. Io cercherò sempre di venirvi incontro, ma anche voi venitemi incontro. No, non voglio perdere la spontaneità o l'amicizia con un pesce, perché secondo me i pesci sono fantastici. Però c'è un mondo che sta proprio nascendo dentro di voi. Avete forse quella voglia proprio di ribellarvi a questo mondo, no? A queste persone, a questa situazione. E lo farete. Lo farete perché in realtà vi connetterete molto con voi stessi e capite che forse è quello di cui avete bisogno. Rivoluzione non significa però aggressione, ve lo dico, non è proprio quello di cui avete bisogno in questo momento. Allora, la mente, allontanarsi da disillusioni, illusioni, non avere paura, dal panico. Spesso voi vi siete fatti guidare dal panico. Ecco perché c'è bisogno proprio di allontanare dalla vostra vita le persone che hanno creato proprio queste situazioni intorno a voi. Quindi mi raccomando, sarà molto molto importante. Guerra mondiale, aiuto. Insomma, mi fa un po' paura queste carte. A livello collettivo sto pensando, ho avuto un flash, un'intuizione. Siccome tutto questo sta capitando, questa congiunzione di tutti questi pianeti capitano all'interno del segno dei pesci, quindi congiunzione nel segno dei pesci, Venere che si unisce, Marte che sta arrivando, Mercurio che è appena uscito dal segno dei pesci e ha fatto insomma un grandissimo transito con Plutone, eccetera, le lune che staremo per avere, insomma non è un momento facile, tutto questo viene ribellione, guerra. Chiudo parentesi, prima di chiudere parentesi, a livello collettivo, insomma, c'è un po' di instabilità, ecco, c'è questa isteria, questa insanità un po' particolare. A livello proprio personale, invece dei pesci, sento una grande rivoluzione dentro di voi stessi, che sfocerà probabilmente anche forse in quello. Quando vi stavo dicendo non è aggressione, insomma, c'è bisogno però di difendersi in questo momento, c'è bisogno proprio di dire ciò che pensate seriamente, ed è arrivato il momento di farlo. Voi avete tanto qui dentro che dovete ascoltare soprattutto, mi raccomando. Allora, amici dei pesci, andiamo a vedere un po' 5 carte. Vediamo un po' con queste 5 carte. E facciamo una lettura della mezza croce, che abbiamo un po' in generale. Allora, carta nascosta abbiamo l'otto di coppe, quindi un mondo proprio personale, intimo, uno spazio che avete bisogno, forse avete bisogno di isolarvi in qualche modo nella vostra vita, avete bisogno forse di costruire e ritagliarvi nella vostra quotidianità uno spazio vostro, personale. Nel cuore abbiamo la ruota della fortuna, aiuta, rivoluzione, guerra, ruota della fortuna, cioè ragazzi, dovete proprio iniziare a capovolgere proprio tutta la vostra vita, cioè non c'è forse secondo me neanche più cavallo di spade. Ah, questa è una carta, questa è proprio la carta della rivoluzione, cioè proprio una cosa assurda. Vedete come rinascete poi nel futuro, è molto interessante. L'unica cosa però mi raccomando, in questo momento così tanto tenso, rivoluzione, cavallo di spade, che lo sapete che è una carta di grande forza, di comunicazioni molto veloci e anche di grandi agitazioni, guerra. Quindi
Quindi ruota della fortuna, cambi che del destino vi stanno per arrivare, che voi già sapete che sono cose che dovete tagliare, forse dei legami karmici o delle linace familiari, che dovete proprio rompere, che vi hanno, vedete, nel passato vi hanno condizionato tanto con questo 8 di spade, vi hanno bloccato, quindi è arrivato il momento di tagliare tutto. Allora, però non sottovalutate questo re di coppe, questo vuol dire che se siete uomini o che siete donne, gli amori non devono essere sottovalutati. Chi, ecco quello che ho detto prima, le persone che vi vogliono bene. L'ho detto anche probabilmente quando stavo parlando, mi raccomando però non diventate, quando parlavo della rivoluzione, non escludete in realtà poi le persone che realmente volete, cioè non tutti fanno parte di questo mondo che voi volete cambiare. Sembra quasi che, ecco quello che vi dicevo tempo fa, i pesci sono pronti a diventare dei guru in questo momento, forse anche dei grandi combattenti, delle grandi persone che andranno a fare delle rivoluzioni nella propria vita, no? Ad essere rivoluzionari. Non so, tagliatevi il vostro spazio, ma abbiate anche molta presenza su questo. Infatti poi diventerete una regina di bastoni. Uomini o donne che siate, la regina di bastoni è un'energia sicuramente femminile, quindi una persona di un segno di fuoco vicino a voi, soprattutto negli uomini, che sarà molto importante da non sottovalutare. E nelle donne o nell'energia yin, diciamo anche così, maschile, questa è un'energia di grande autostima, di grande forza, di grande coraggio, quindi sono convinto che questo è un momento in cui avete proprio bisogno di esplodere probabilmente, di diventare delle persone nuove. I cambi stanno per arrivare, sappiateli però ovviamente gestire, mi raccomando. Bene, grazie pesci, come al solito, noi ci sentiremo alla prossima, un abbraccio, ciao.